Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Ciao! Stagione 17, episodio 198 R. Ciao mio podcasting! Ecco, questo è un commento a un webinar che potete, anzi a un contributo a un podcast, sì, su YouTube, come al solito lo potete trovare linkato in descrizione. Quindi vi consiglio prima di andare a fruire il file multimediale che trovate linkato in descrizione, successivamente ascoltare questo podcast, un commento diciamo da un punto di vista di paleofologia razionale. Dunque, il caso in questione non è reale perché ci sono solo due testimoni che già si conoscevano. Il caso non è reale perché non ci sono altri testimoni che hanno assistito all'evento. Il caso però è parzialmente misurabile a causa degli effetti lasciati sul parabrezza della Fiat 124. Sfera luminosa. Ecco, i testimoni osservarono una sfera luminosa in cielo, ma non gli diedero eccessiva importanza. Sfera luminosa di che colore? Sfera luminosa quanto grande? Com'era il cielo del 16 aprile 1974 alle ore 0:40 circa? E poi, quanto avevano bevuto nella serata danzante i due testimoni? A sud-sud-ovest c'erano la luna piena a circa 45 gradi. Sarebbero stati visibili molti oggetti luminosi, stella polare, cappella, Deneb, eccetera. Questo a dire di Northern Sky. Sfera luminosa di che colore? Sfera luminoso quanto grande? Ecco, se queste due domande hanno una risposta simile a sfera luminosa grande tanto quanto una stella, allora effettivamente si capisce nella narrazione del caso ufologico il comportamento dei due testimoni che non diedero troppa importanza alla sfera. Viceversa, se la sfera luminosa fosse stata vistosamente più grande di una stella, il caso non è che diventi molto credibile, perché una sfera luminosa non era nel 1974 un oggetto noto e tale da poter essere ignorato. Colore. Di che colore era l'oggetto? A quanti metri era distante l'oggetto dagli osservatori? Metteva un calore che poteva essere percepito? Ecco, queste informazioni non sono presenti ed è strano che non siano presenti praticamente nella narrazione, perché sono elementi importanti. Nel 1974 non è stato statisticato sino ad oggi traffico alieno. Il traffico alieno più prossimo è del 1973 nel caso UFO Torino Caselle ed ancora prima UFO Val di Susa, che c'è pure una bella fotografia peraltro anche presente nel manuale CISU. La cupola dell'oggetto era simile al plexiglass. Quindi l'oggetto aveva un colore bianco opaco e sporco? C'era un balcone davanzale con tre ebe scafandrate su un oggetto di 10 metri di diametro.
quindi il disco volante scende di quota. Escono sul balcone davanzale tre abe scafandrate. Non si accorgono dei due testimoni. Le tre abe sono imbambolate a guardare la gru del cantiere, che non si sa cosa abbia di speciale. Ma solo dopo una abe si accorge che ci sono due testimoni umani. Ecco, sorge quindi una serie di domande: perché le abe non hanno un radar per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro il veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non hanno telecamere con zoom per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro il veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non usano i Foo Fighters per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro il veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non hanno microfoni direzionali per poter identificare i rumori esterni ed accorgersi ad esempio della Fiat 124 che era in moto con luci probabilmente accese? Perché le abe per osservare il cantiere da costruzione della piscina autostrada necessitano di un atterraggio a poche centinaia di metri e non da poterlo osservare da una quota in cielo più elevata? Perché non c'è stato nessun tentativo di rapimento alieno? Ebbe che hanno un boccaglio. Ebbe si rivolge verso il testimone Mauro. Ecco, di che colore era questa ebe? Metteva luce? Aveva bracci? Si vedeva il volto? La ebe scafandrata faceva gur gur e muoveva mani e bracci? Un fischio, poi un rumore assordante, forte vento come un turbinio. Ecco, se il testimone ha percepito un rumore assordante come un turbinio, allora probabilmente c'era una turbina che spingeva l'oggetto, altrimenti si sarebbe udito solo un forte sibilo e null'altro. Confrontare con quanto riportato nel fax di allerta dei carabinieri sul caso Zanfretta. Infatti il presunto UFO è forse bianco sporco, quindi l'oggetto avvistato non è di un colore rosso aranciato. Infatti il presunto UFO non rilascia Foo Fighter, non sono stati infatti avvistati altri droni piccoli UFO a forma di palla luminosa. Elementi negativi del caso. Il caso non è reale perché ci sono solo due testimoni che già si conoscevano. Il caso non è reale perché non ci sono altri testimoni che hanno assistito all'evento. Perché le abe non hanno un radar per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro al veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non hanno telecamere con zoom per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro al veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non usano i Foo Fighters per poter osservare comodamente sui propri monitor da dentro al veicolo il cantiere delle costruzioni che tanto li interessa? Perché le abe non hanno microfoni direzionali per poter identificare i rumori esterni ed accorgersi della Fiat 124 in moto, probabilmente con tanto di luci accese? Perché la abe per osservare il cantiere da costruzione dell'autostrada necessitano di un atterraggio a poche centinaia di metri? Perché l'oggetto non è di colore rosso aranciato? Perché le abe devono uscire dal disco e sostare sul balcone davanzale? Perché non sono stati avvistati nella stessa notte altri piccoli UFO luminosi nella zona prospiciente? Il turbinio non è un forte sibilo. Il colore plexiglass non è un colore bianco intenso come quello della fotografia dell'UFO in Val di Susa, a meno che non ci sia un equivoco in termini di intesa di colori, in termini di tonalità. Il colore plexiglass non è un colore bianco intenso come quello descritto nel caso UFO Torino Caselle, a meno che non ci sia un equivoco nel senso delle tonalità di bianco.
Elementi positivi del caso, ecco, la dinamica di volo dell'oggetto, la forma dell'oggetto, il colore desunto dell'oggetto, che è quasi simile. Poi però ci sono dati insufficienti per capire se le ebe sul davanzale, forse non erano ebe, ma erano dei Foo Fighter attraccati alla propria nave madre. Valutazione del caso. In assenza di chiarimenti su alcuni dettagli è impossibile valutare il caso perché alcuni elementi tecnologici sarebbero compatibili con tecnologia UFO aliena, ecco, ma l'operatività del veicolo appare anomala e incompatibile con altri casi, ben più documentati di questo. Quindi la mia tesi finale è che, poiché il caso non è reale, ma è solo parzialmente misurabile, non è sufficientemente documentato per poter riuscire ad imputare univocamente il tipo di tecnologia impiegata. Se le ebe scafandrate nella documentazione raccolta dagli inquirenti carabinieri avessero ulteriori dettagli antropomorfi sulle ebe, ecco, a mio avviso il caso sarebbe molto probabilmente una patacca. Se invece fossero assenti negli appunti degli inquirenti dei carabinieri stralci aggiuntivi, quindi assenza di dettagli sulle ebe scafandrate, allora il caso sarebbe più reale, perché le ebe non sarebbero state ebe, ma sarebbero stati dei Foo Fighter attraccati alla propria nave madre. Quindi, se vi fosse maggior coerenza sulla descrizione dell'oggetto di 10 metri, per esempio sulla tonalità di bianco, quindi una netta presenza di colore bianco, eccolo, si potrebbe quindi correlare all'oggetto del 1974 dell'UFO Torino Caselle quanto l'UFO 74 UFO in Val di Susa, che ci sono tante pure di fotografie. Per finire questo mio commento, gli UFO chi li partorisce? Boh, quello che ormai è piuttosto chiaro però, che gli alieni provengono da una base di prossimità, probabilmente fosse intorno a 16 AL, oltre che probabilmente dalla base di prossimità di Marte, perché il maggiore Donald Ikeoe aveva ragione, almeno stando a quanto si vede dalle foto NASA JPL sulle foto ad oggi note su Marte. Per questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima!